dove andranno i valdarnesi in vacanza? E soprattutto, spenderanno più o meno rispetto all'anno passato? Lo abbiamo chiesto ad alcuni di loro nel nostro microfono aperto. Diciamo che le vacanze sono un po' a spizzi e bocconi, nel senso che farò 3-4 giorni, 5 giorni, un po' sbocconcellate. Dove di preciso? Ma andrò al mare, nella zona della Maremma. Sì, devo andare il prossimo mese, Norvegia. Allora, faccio un weekend qui nella zona Follonica, però andrò in Sardegna, è abbastanza cara. Poi noi andiamo in gommone, quindi per noi è abbastanza cara. Allora, abbiamo già fatto una settimana tra fine maggio e fine giugno al mare. E poi, siccome frequento l'università, abbiamo deciso di trascorrere questi 10 giorni di ferie, fra virgolette, a casa, perché io ho fatto gli esami all'università. Dove? Poi vedremo... Dove hai trascorso le vacanze? Allora, le abbiamo trascorse a Gatteo a mare. Più o meno i prezzi sono sempre gli stessi, obiettivamente. Di quella riviera lì, sinceramente, io non mi sono mai lamentata e non ci si può lamentare. Però in vacanza ad agosto in Sicilia. E che giro hai programmato più o meno? Palermo e zone limitrofe, quindi un po' di mare, un po' di cultura, diciamo, attività culturale. Rispetto all'anno scorso, come pensi che andrà economicamente? Economicamente penso che andrò a spendere parecchio di più, perché l'anno scorso sono stata a Viareggio. All'Elba. Quanti giorni, in che periodo? Una settimana, la prossima vado. L'anno scorso non sono andato in vacanza, ho acquistato casa, quindi abbiamo fatto traslochi, eccetera. Io le passo a Trieste, perché sono triestina e amo il mare di quella zona e abbiamo vicino la Croazia, gli scogli, e quindi vado là tra un po'. Ma senti, prevedo come quelle che fa da 11 anni, quindi qui a lavorare aspettando di lavorare parecchio, visto che sta da pagare e non ci riesce a fare in mare, che ti garba. Come sta procedendo quest'anno? C'è un'altra domanda?